Va bene, allora cominciamo allora con grafi e ritorniamo a bomba sul problema dei percorsi minimi. Allora, abbiamo detto che se dobbiamo trovare il percorso minimo in un grafo, da un certo modo del grafo, questo possiamo farlo con l'algoritmo di Dijkstra in tempo buono, l'abbiamo visto in E in m log n. A patto che era la grossa condizione, i pesi degli archi fossero non negativi. Domanda: cosa succede se abbiamo anche pesi degli archi negativi? Succede che Dijkstra non funziona più perché non ho la certezza di arrivare dentro un nodo con il minimo possibile. Cioè, perché dopo. O meglio, dentro un nodo con il minimo possibile ci arrivo, ma se questo qua non è il nodo di destinazione, dopo di quello posso avere degli archi con peso negativo. No, in realtà Dijkstra in quel contesto là dovrebbe ancora funzionare forse. Cioè anche, allora, in realtà Dijkstra non si spacca così subito se c'è tipo se c'hai un arco con meno 1, per dire. Adesso poi vediamo quella condizione in cui si spacca, ma non è detto che si spacchi, potrebbe ancora funzionare anche se ci sono pesi negativi. Qual è il motivo per cui Dijkstra si spacca? Noi finora abbiamo sempre assunto che in un percorso minimo, da un certo nodo ad un altro certo nodo, non ha mai senso passare più volte dallo stesso nodo. Perché ovviamente se i pesi sono non negativi, se io passo due volte dallo stesso nodo, allora tanto vale che non ci passavo la prima volta, perché se no sto solo allungando il percorso. Ma come nella realtà, nel senso, se passo due volte dallo stesso incrocio, vuol dire che ho sbagliato qualcosa, che non sto facendo il percorso minimo. Tuttavia, questo non è necessariamente vero se ho archi di peso negativo. Qual è il percorso minimo? Andiamo a vedere, label a sti nodi. Qual è il percorso minimo il percorso di peso minimo dal nodo 0 al nodo 3? Esattamente, esattamente. Perché non ci fosse stato questo arco, dice, vabbè, cioè non ci fosse stato questo negativo, allora vabbè, era palesemente 9, cioè non c'era, anche perché è l'unico percorso, se non sbaglio. E il fatto è che però, se noi vogliamo gestire un qualunque percorso, cioè se noi cerchiamo il percorso minimo, in realtà la strategia ottima cos'è? Vai a 0-1, poi a 1-3 e non mi fermo, sono arrivato ma non mi fermo. Comincio a ciclare qua all'infinito e ogni volta che io finisco un ciclo, io, essendo che faccio 4 meno 7 più 1, io ogni volta sto levando 2 dal percorso. Ma allora cosa vuol dire? Che in questo caso il percorso minimo è un percorso infinito di peso meno infinito. Perché Dijkstra si spacca? Perché Dijkstra cosa farebbe? Terminerebbe una volta che ne uscita. Terminerebbe una volta che arriva sul 3, che questo è, diciamo, quello che succede in questo grafo, o peggio, se becca un ciclo negativo infinito in mezzo, a seconda di come l'ha implementato, o non se lo caga, tipo come l'abbiamo implementato noi, semplicemente non se lo cagherebbe, sparerebbe pesi a caso, oppure, altre implementazioni di Dijkstra, quello che farebbero è che looperebbero all'infinito in quel ciclo negativo. E quindi in realtà Dijkstra non funziona, non tanto quando ci sono archi negativi, quelli non è un grosso problema, adesso credo, mi pare di sì, cioè mi pare che non sia un problema, ma il vero problema sono i cicli negativi. Se c'è un ciclo negativo, cavolo, se c'è un percorso che passa da quel ciclo negativo, io posso continuare a ciclare all'infinito e mi costa meno all'infinito. E dici, vabbè, ok, ma riusciamo a individuarlo, sto ciclo negativo? Cioè, perché il fatto che Dijkstra, per come l'abbiamo implementato noi l'altra volta, non si accorge neanche che c'è un ciclo negativo. Perché una volta che è entrato in un nodo e dice, guarda, io l'ho processato,
basta, non c'entro mai più. E allora che poi ci debba rientrare con un peso più basso, dici vabbè, come faccio a individuare cicli negativi? Dobbiamo andare un po' indietro. Dijkstra in realtà non nasce da sé per sé, ma ci sono stati algoritmi prima dell'algoritmo di Dijkstra che sono più inefficienti, ma hanno anche delle proprietà più utili, tipo l'individuazione di cicli negativi. Allora, torniamo indietro nella storia, e prima di Dijkstra l'algoritmo che esisteva per i percorsi minimi si chiamava l'algoritmo di Bellman-Ford. Sono due persone. Bellman e Ford. Come funziona l'algoritmo di Bellman-Ford? È, se vogliamo, un po' più banale dell'algoritmo di Dijkstra. Bellman-Ford dice, guarda, io parto che per me la distanza... Dobbiamo sempre scegliere una sorgente, come per Dijkstra, quindi scegliamo 0. Io parto che per me la distanza da 0 a 0 è 0, cioè dalla sorgente alla sorgente è 0, e la distanza da 0 a tutti gli altri è infinito. Quindi abbiamo 4 nodi. Ok, abbiamo le distanze. Al che l'algoritmo di Bellman-Ford è andato su un 2 for. Ti dice, per n volte, dove n è il numero di nodi, scorri ogni arco e se lungo quell'arco puoi migliorare la distanza del nodo di destinazione, migliorala. Cosa vuol dire? Vuol dire, io che ne so, prendo in considerazione l'arco da 0 a 1, ok, che pesa 5. E questo dice Bellman-Ford, se questo arco implica un miglioramento del percorso minimo, ovvero se la distanza dal nodo sorgente dell'arco, cioè la distanza dal nodo di partenza dell'arco, più il peso dell'arco è minore della distanza sul nodo di destinazione dell'arco, allora lo sovrascrivo, allora lo miglioro con quel valore là. Quindi come funzionerebbe? Mi scorro tutti quanti gli archi e dice, vabbè, da 0 a 5 fino a 0 è 0, l'arco pesa 5, in 1 ho infinito, io ho trovato un percorso di peso 5, benissimo, lo miglioro. Ok? Poi passo al prossimo arco, che ne so, facciamo che passo questo arco qua, da 2 a 0, 2 mi costa infinito, più 2 è ancora infinito, 0 c'è 0, me lo migliora? No. Perché è infinito, quindi non me lo migliora, quindi questo non faccio niente. Mettiamo che faccio questo, faccio infinito più 2, infinito più 1, fa infinito, 1 su 5 non è migliore, quindi niente. Faccio questo, comunque infinito meno 7 fa ancora infinito, quindi è infinito meno dell'infinito è falso, quindi questo non migliora. Poi faccio questo, ad esempio, questo cosa fa? 5 più 4 fa 9, in 3 c'è meno infinito, allora migliora, faccio 9. Ok? E questa è una passata di Bellman-Ford. Bellman-Ford ti dice, guarda, queste passate fanne n. Ok? N è il numero di... nodi. Per n volte passa tutti gli archi e fai questa cosa. Non è difficile vedere, per me perlomeno, non è difficile vedere, che dopo n passate, se esistono dei percorsi minimi, Bellman-Ford li ha trovati. Perché? Mettiamo che c'è un fronte dei percorsi minimi giusti che ho calcolato finora. Inizialmente questo fronte è solo la sorgente, che è 0. Ogni volta che io faccio una passata di Bellman-Ford, almeno di un nodo in là, il fronte l'ho fatto avanzare dei percorsi minimi giusti. Avrò processato anche tanti archi che mi hanno dato dei pesi che non erano giusti, ma quantomeno di un, come posso dire, di un nodo l'ho spinto in avanti questo fronte. Quindi vuol dire che dopo n nodi, ho trovato tutti quanti i percorsi minimi. Ma Bellman-Ford cosa ti dice alla fine? Bene, dopo che hai fatto queste n iterazioni di Bellman-Ford, fai un'ultima passata e controlla se ci sono ancora nodi migliorabili. Cioè passa tutti gli archi e dimmi se c'è ancora un nodo migliorabile. E se non ci sono nodi migliorabili, allora abbiamo trovato i percorsi minimi.
Se invece ci sono nodi migliorabili, abbiamo trovato un ciclo negativo. Perché se dopo N passate di Berman Ford, possiamo ancora migliorare i percorsi, essendo che se il sistema dei percorsi minimi, il percorso più lungo poteva essere lungo N, ma ora il nostro fronte è arrivato a coprire almeno N nodi, allora vuol dire che se dopo N passate ancora i pesi sono migliorabili, esiste un nodo per cui il peso è migliorabile, allora vuol dire che esiste un ciclo negativo nel grafo. La passata di per sé è fare ogni arco, passare ogni arco senza, cioè tutti gli archi a prescindere dal nodo di partenza. Tutti gli archi a prescindere dal nodo di partenza. Una passata è, io mi passo ogni arco e dico se il peso che so attualmente per la sorgente dell'arco più il peso dell'arco è minore del peso della destinazione dell'arco, allora lo sovrascrivo. Ok. Minore? Minore? Questo è quello che fa sul singolo arco Berman Ford, una passata e fare questa cosa su tutti gli archi. Quindi non c'è un concetto di prendo un nodo, guardo i suoi vicini? No, okay. Non c'è, no. Una passata è guardare tutti gli archi, fare questa cosa, e Berman Ford sono n passate più il controllo finale. Sì. Ok, quindi abbastanza banale. Qual è la complessità di questo algoritmo? N per M più 1, scusami, più M, che però è comunque uno grande di N per M, sì. E quindi N per M. Berman Ford è proprio N per M pulito, ma perché sono due for, cioè il fatto che io sto cercando di far vedere la semplicità rispetto ad extra di questo, perché questo qua veramente lo utilizzate con due for. Sì, sì. Tra l'altro non mi serve neanche avere la lista di adiacenza del grafo. Vi basta la lista degli archi. Quindi Berman Ford è proprio banale, cioè nel senso, se hai la lista degli archi, quindi non devi neanche processarla, fai questa cosa e c'hai e hai le distanze minime. Però al costo che costa di più, costa n per m, mentre l'extra costava m log n, quindi è molto meglio. Però con questo riusciamo a trovare i cicli negativi. Cosa che con Dijkstra invece non riuscivamo. Esiste un algoritmo asintoticamente migliore di Berman Ford per trovare cicli negativi? Non che io sappia, mi pare che non è ancora noto, cioè non mi pare esista alcun algoritmo che asintoticamente, nel caso peggiore, noto, ci metta meno di Berman Ford. Detto ciò, in pratica possiamo fare meglio del Berman Ford classico? Madonna! Perché Berman Ford classico, come l'ho spiegato io, non è neanche o grande di n per m, è teta grande di n per m, mn, whatever, che vuol dire che voi fate esattamente n per m operazioni, non al più, fate proprio quelle. Però Berman Ford è molto migliorabile e possiamo migliorarlo in modo anche da preservare la sua proprietà di poter accorgersi di cicli negativi. Ok, allora vediamo come migliorarlo. Facciamo il primo step di miglioramento, che in realtà abbiamo già visto, però lo facciamo più esplicito, cioè partiamo da qua per farlo, e poi facciamo invece il primo topic avanzato del corso, che è il famoso, l'ho già citato, è il Tarjan trick per i percorsi minimi, che è veramente una figata, e adesso vedrete. Allora cominciamo con cercare di migliorare Berman Ford, abbiamo detto. Qual è la schifezza di Berman Ford? Che noi iteriamo su tutti quanti gli archi ogni volta abbastanza casaccio. Che, cioè, nel senso ci basta perché riusciamo a fare appunto M, cioè ci viene un algoritmo polinomiale, quindi vabbè. Però in realtà ci sono già degli archi che a priori sappiamo che non porteranno a niente in un certo momento. Se io sono qua, se io sono all'inizio e ho solamente 0, ok, questi sono infinito. Se io processo questo arco adesso, per forza non mi darà niente, cioè per forza non potrà migliorare niente, perché io
in quel nodo non ci ho ancora mai messo un peso finito, quindi per forza non potrà migliorare niente. Allora l'idea, e l'abbiamo già vista, è quello che diventa SPFA, Shortest Path Faster Algorithm, che si chiama Faster perché Faster di Bellman-Ford. Qual è l'idea? Che quando noi processiamo un nodo, cioè il fatto che noi abbiamo un fronte, come ho detto, abbiamo un fronte dei percorsi minimi che abbiamo calcolato, che pensiamo che siano corretti, e che inizialmente sono il nodo 0. Gli unici nodi che potranno beneficiare dal fronte attuale sono quelli che hanno un arco in uscita rispetto al fronte, cioè sono quelli che sono collegati al fronte da un arco che va dal fronte a loro. Ma allora qual è l'idea? È un'idea che abbiamo già visto. Ci teniamo una coda dei prossimi arti che vogliamo processare. Cosa intendi per fronte? Cioè l'ultimo nodo? Cioè in questo momento sappiamo che questi nodi, ok, sono quelli che potenzialmente hanno il percorso minimo nella distanza. Ok. Gli unici nodi che ha senso che processiamo dopo sono quelli che, per cui esiste un arco che dal fronte va da loro. Ah, ok, quindi quelli che hanno un nodo in entrata. Quelli che hanno un arco in entrata dal fronte. Sono gli unici che hanno senso da processare, sono quelli che hanno un arco in entrata rispetto al fronte. Perché tutti gli altri, palesemente, se li processiamo, essendo che non fanno parte del fronte di quelli che potrebbero avere un percorso minimo, cavoli, se li processiamo facciamo un lavoro per niente. E quindi l'idea è che quando noi processiamo un nodo del fronte, pushiamo in una coda i nodi che hanno un arco che esce verso di loro dal fronte. E quindi qua metterei il 1, metterei il nodo 1. Quindi qua siamo tornati ad avere un Dijkstra senza la probabilità. Era quello che avevo chiamato SPFA, è quello che abbiamo già visto alla lezione della BFS, che vi avevo detto, guardate che se volete gestire anche grafi con la BFS, con anche con i pesi, semplicemente voi gestite la coda come gestireste per la BFS, però se poi rientrate in un nodo con un peso minore dovete poi riaggiornare e rimettere in coda i nodi decenti. Questa è, alla fine, se voi, cioè ora l'ho preso semplicemente da una parte diversa, ma lo stesso algoritmo. Se voi simulate sta roba che ho detto, quindi ogni volta espando il fronte, processo il nodo e metto i suoi vicini nella coda, è una BFS. È esattamente una BFS, è esattamente lo stesso algoritmo. Ok? E questo si chiama SPFA, che è semplicemente Bellman-Ford, però col trick di non processare ogni volta tutti gli archi, ma mettere gli archi nel fronte. In questo caso però sarà quella di serie di licenza. Eh? In questo caso sarà quella di serie di licenza, sì. Abbiamo fatto salire un po' il requirement. Qual è il problema di SPFA? Perché anche lui avevamo detto che costava N per M, costava uno grande di N per M. Il problema, as usual, è che un nodo potenzialmente, essendo che non abbiamo, che non sappiamo che quando stiamo uscendo dal fronte, del fronte abbiamo veramente il percorso minimo, che è una garanzia che abbiamo solamente con Dijkstra, ok? Essendo che non lo sappiamo, potenzialmente un nodo dobbiamo riprocessarlo tante volte, perché magari ci siamo entrati con un percorso che aveva un numero di archi minore ma un peso complessivo maggiore. Quindi ci entriamo prima, ma poi troviamo magari un percorso che ha più archi ma un peso minore, ci rientriamo con un peso minore, allora dobbiamo riprocessare i suoi vicini e così avanti. E quindi viene N per M. Possiamo fare di meglio? Sì. Possiamo fare di meglio? Sì. Perlomeno in pratica, ripeto asintoticamente, come sta pessima, nessuno è riuscito a dimostrare quello che vi sto per spiegare, è meglio di N per M. Però in pratica lo è. Cioè quindi cioè, diciamo c'è un gap teorico rispetto a questo algoritmo che non si sa esattamente la complessità quale sia, cioè è al massimo N per M, però boh qual è quella esatta, che è il quello che io chiamo Tarjan trick. In realtà si chiama Tarjan subtree disassembly, però chiamato quello che è Tarjan trick.
e questo lo cerco di fare su un grafo magari vagamente più sensato. E vediamo quindi come funziona il Target Trick, come trova i percorsi minimi e anche come si accorge in maniera molto early, cioè in maniera molto veloce, dei cicli negativi. Quindi fa tutto questo qua. Allora, intendiamo di avere questo grafo qua. Adesso ne faccio uno appositamente stupido per illustrare il concetto. Mi serve un pochino più stupido. Ok, mettiamo che abbiamo questo grafo qua. Pesi, facciamo che questi pesano tutti uno. Questi pesano 50. E questi pesano tutti uno. Ecco, un grafo. L'ho fatto così proprio per dimostrare il fatto che adesso vedremo quella roba che si rompe. Cioè, quando abbiamo un percorso che è più breve ma pesa di più e un percorso più lungo che pesa di meno, è quando quando il CPFA si spacca, è quando dobbiamo riprocessare i nodi. Ok? Anzi, facciamo proprio il caso estremo. Vediamo che ancora meglio. Ok, pensiamo un attimo cosa succede qua. Questo, cioè, non è così terribile, ma posso peggiorarlo poi se volete. Anzi, peggioriamolo. Ok, cosa succede concettualmente? Non lo faccio perché sono troppi nodi. Cosa succede concettualmente se faccio SPFA su questo grafo? Allora, notare che il percorso minimo tipo per arrivare qua è palesemente questo. Ok? Qui qua c'ho dei pesi mega enormi, quindi anche se sono più alti, comunque ci metto meno. Ma cosa succederà? Succederà la seguente cosa. Funziona come una BFS. Quindi cosa fa? I primi tre nodi che visita sono questo, questo e questo. Giusto? E dice, beh, qua ci arrivo con distanza 1, qua ci arrivo con distanza 50, qua ci arrivo con distanza 20, qua ci arrivo con distanza 10. Ok. A questo punto, quando fa la seconda passata, cosa dirà? Qua ci arrivo con distanza 2, qua ci arrivo con distanza 51, perché qua ci arrivo con distanza 50, quindi dice, vabbè, qua ci arrivo con distanza 51. Ma adesso, dopo che aveva fatto questo, si accorge che qua ora ci arriva con distanza 40. Quindi ci arriva sotto con 41. No, il problema è che ora, e poi qua dirà che ci arriva con distanza 20 e qua vabbè va avanti. La volta dopo non è che dice, ah vabbè, è stupido andare a fare andare avanti di qua, e no, che cazzo ne sa lui, dice qua ci arriva con distanza 52, comunque deve mandare avanti a processare il fatto che qua gli era arrivato un 50. Adesso io l'ho fatto, cercavo di fare una roba proprio di quelle. Immaginate che qua poi sotto avete un enorme albero binario completo, ok? Che quindi prende praticamente tutti quanti i nodi, cioè prende una frazione quasi totale dei nodi. Sì, bisognerebbe andare a ripassare un nodo. Cioè, quello che succede è che praticamente voi, per numero di questi percorsini, state ripassando ogni volta tutti questi nodi. Quindi qua è dove si vede che Bellman SPFA va in quadratico, perché voi dovete ripassarvi per un sacco di volte n nodi, un sacco di volte si riesce a fare proporzionale a m volendo. Quindi qua è dove SPFA va in m per m. E vedete che la tecnica banale per farlo è fare appunto questi percorsini che sono di peso man mano decrementale, farli però di un arco in più ogni volta, e fare invece il percorso, quello che costa pochissimo, di tanti archi. Perfetto. Cos'è il Target Trick? Il Target Subtree Disassembly? Intanto scrivo.
Sì, quello è una gemma, anzi. Allora, Tarjan dice, mentre fai SPFA, normale, però mentre fai SPFA, costruisci insieme a SPFA l'albero dei percorsi minimi. Ok? Quindi, siamo partiti, che abbiamo detto, noi sappiamo solamente che, diamo dei numeri, questo diciamo che è lo 0, ok? Questo diciamo che è 1. Questi diciamo che sono 2, 3, 4, questo diciamo che 5, 6, di qua non vado perché sennò è troppa roba, e di qua invece avremo, facciamo da 10, 11, 12, 13, tanto non è ancora tantissimo tutti qui. Ok, quindi lui dice, beh, noi partiamo che sappiamo che 0 la sorgente è a questo 0, ok? Bene, prima passata di BFS, guardiamo i vicinati, quindi guarderemo questo. Qua, man mano che li processiamo, noi li attacchiamo al padre nell'albero dei percorsi minimi, ovvero processiamo questo e diciamo, bene, ho trovato un nuovo nodo, 10, a distanza 1. Processerà quello e dice, bene, abbiamo trovato un nuovo nodo 1 a distanza 50, abbiamo trovato un nuovo nodo 2 a distanza 20 e abbiamo trovato un nuovo nodo 3 a distanza 10. Ok? E quindi man mano che va avanti ci costruiamo questo albero dei percorsi minimi. Perché è un albero? Perché adesso quando qua faccio la prossima frontiera della BFS, cosa succederà? Che qua, io sto ripartendo da qua, ho trovato 11, compreso 1, eccetera, eccetera. Ok, andiamo avanti a fare questa cosa. Quindi qua succede adesso che da 1 troverà che c'è un percorso a 5 di peso 1. Ok, qual è il prossimo step? Il prossimo step è che dice che da 2 trova un percorso di peso, cioè di peso 20, questo qua poi il totale lo calcoliamo, che va a 1. Però, il Tarjan Trip dice, ogni volta che devi aggiungere un nodo all'albero dei percorsi minimi, controlla se non hai già aggiunto quel nodo da qualche altra parte. Adesso ho fatto tutti quelli appunto che non andavano aggiunti, adesso arriva il primo che l'ho già aggiunto, questo qua, e dice, ah cavolo, questo nodo io l'ho già visto da qualche parte, nei percorsi minimi, però adesso io ho trovato un percorso che è meglio di quello che ho nell'albero dei percorsi minimi, perché qua era 50, qua sarebbe 20 più 20 e quindi arrivo a 40. Allora Tarjan dice di fare la seguente cosa: io cancello questo nodo da quest'albero dei percorsi minimi, lo aggancio a quello giusto. No, non è 2, cos'è? 1. Source, però il peso minore. Source migliorato, certo. Lo aggancio a quello giusto. E poi cosa succede? Che io ho quindi un sottoalbero. Tutta roba. Ho un sottoalbero di roba. Tarjan dice: io tutto il sottoalbero faccio finta di non averlo mai visitato e rimetto le distanze a infinito. Io ho tutto il sottoalbero che ho staccato, non l'ho mai visitato. Quindi l'albero di peso 50 poi... No, ah, beh, non esiste più. Non fa più parte dei percorsi minimi. Ma quando devo verificare... Cioè, verifico che il mio nodo è già nell'albero. Poi, il peso che devo guardare per vedere se effettivamente è migliorato è il... La distanza solita. Solo l'arco o no, la distanza totale, ok, che è la distanza classica che abbiamo sempre usato finora, che quindi è tutto il percorso nell'albero dei percorsi di minimi. E il Tarjan Trip è molto semplice, dice: se noi abbiamo già visitato quel nodo, cioè se quel nodo fa parte del nostro albero dei percorsi minimi e riusciamo a migliorare la distanza a quel nodo, io quel nodo
lo stacco, lo metto nel branch attuale del mio albero dei percorsi minimi e tutto il sottoalbero che c'era sotto di lui lo resetto, faccio finta di non averlo mai visitato. Cosa succede? Che se mentre prima, quindi adesso, c'era il 50 che si propagava in giù, perché prima il problema era che prima si propagava il 50, poi il 40, poi il 30, non esiste più il 50. Noi siamo riusciti a impedire in modo early che quei calcoli inutili venissero fatti. Andiamo avanti così, tanto se succede di nuovo. Quindi abbiamo fatto questo, ora abbiamo questo, quindi da 3 va a 4 con peso l'altro 10, quindi siamo a 20. Ok, dovremmo aver fatto il fronte 2, facciamo il fronte 3, quindi questo va al nodo 12 con peso totale 3. Ok, a questo punto cosa succede? Che noi ci troviamo qua, dobbiamo fare questo, quindi facciamo qui con peso 1 andiamo al 5. Perché insomma, adesso siamo andati al 5 come se l'avessimo visitato per la prima volta, perché l'avevamo cancellato, cioè dai aveva rimesso il peso infinito e abbiamo detto come non l'avessimo mai visitato. Ok, adesso cosa succede? Che adesso, quindi ora lui c'ha il problema che potrebbe espandersi con peso 40 in basso, che non è quello ottimo. Il fatto è che adesso abbiamo questo arco, abbiamo il 4-1. Il 4-1 cosa dice? Beh, a 1 attualmente ci arrivo con peso 40, io qua lo so fare con 30. Allora dico, bene, io questo arco ce l'avevo già, questo nodo ce l'avevo già nell'albero dei percorsi minimi. Cosa faccio? Lo cancello, perché l'ho spostato di là, e resetto di nuovo tutto quanto sul sottoalbero. Il 5 è successo di nuovo, che non, è come se non l'avessi mai visitato. Bene, e poi succederà la stessa cosa tendenzialmente. Adesso poi su cosa succederà? Che adesso vado da destra perché non c'è più spazio. Andrò a 13 con peso 1. Qua finito, qua invece adesso andrà giù al 5 con peso 1 in totale 31. Ok, altra passata. Adesso tocca a lui. Adesso il 13 dice: ah, ma guarda, io vado all'1 con peso 1, quindi 1, 2, 3, 4, 5. È meglio di quello che ho? Sì, perché avevo 30. Di nuovo, stessa cosa, cancello, ce l'ho nell'albero, lo cancello, lo sposto lì e resetto tutto il sottoalbero. E quindi vedete che io sono riuscito a uccidere tutti quanti i percorsi pesanti subito. Non li ho fatti propagare in questo pezzo di grafo e quindi non ho dovuto ricalcolare tutte quelle volte per quei percorsi che erano inutili. Adesso quando andrò avanti, tutti quanti gli altri percorsi minimi là dentro andranno avanti da questo branch. Ma così comunque ricalcolo ogni volta il percorso, cioè, perché adesso abbiamo immaginato che arrivassero in un ordine comodo, ma se comunque il 50 andasse in fondo per primo, poi il 20, poi il 10, poi l'1, lo farei comunque tutte le volte, no? Allora, intanto, perché non è che sia una domanda, però prima cosa, questo qua, come ti ho detto, nessuno è riuscito a dimostrare che è meglio di NPRM nel caso peggiore. Okay. Quindi comunque può darsi che non migliori asintoticamente. Cioè, l'utilità pratica direi che è abbastanza palese. Sì. Cioè, che riesci... Adesso, per carità, certo, ho fatto un esempio giocattolo che è fatto apposta per far succedere quelle cose, ovviamente. Però riesci a vedere che c'è questa utilità del fatto che qua se... Cioè, quando arriva un certo percorso che va a toccare un altro percorso minimo che però è subottimo... A quel punto non devo ricalcolare due volte tutto quel percorso subottimo, ma cancello a priori quello vecchio. Ok? Però certo, potrebbe esistere una classe di grafi per cui questa roba ricalcola comunque n volte tutti quanti i nodi, cioè comunque una frazione di n. Perché magari l'algoritmo fa prima tutto il ramo del nodo da cui è partito, poi passa al successivo, poi è quello dopo ancora.
e quindi alla fine comunque riguarda tutto, ricalcola il percorso tutte le volte. Ripeto, potrebbe essere, però in 30-40 anni che esiste questo algoritmo, nessuno che io sappia, poi magari in letteratura c'è, sono io che non sono aggiornato, ma che io sappia nessuno ha trovato ancora un controesempio, cioè un esempio in cui fa quella cosa. No, però quello che voglio dire è che in pratica va molto veloce, in pratica va praticamente lineare. Dimmi. Magari invece di tagliare tutto il ramo, potrei tagliare la parte di ramo che è già stata calcolata e la realtà è quella migliore. Il problema è che dovresti fare roba un po' più sofisticata quando, perché adesso vediamo i pesi negativi come si addentrano questa roba qua. Perché forse sì, se i pesi sono positivi forse riesce a fare dei trick del genere, però adesso vediamo invece come si usa questo qua per individuare i cicli negativi. Ok, quindi percorsi minimi è chiaro, però come dicevo in realtà lo possiamo usare anche per trovare i cicli negativi, e tra l'altro ci dà anche già, perché prima ho un po' skippato sopra la cosa del ok, ti dice che c'è un ciclo negativo Bellman-Ford, ma come lo trovo questo ciclo negativo? Diciamo che lo voglio, cioè voglio proprio sapere quali sono i nodi che lo compongono, come faccio? Complicatino, in realtà qua molto più facile. Quindi prima cosa ovviamente devo disegnare un grafo che ha un ciclo negativo. Quindi mettiamo, cioè potrei fare quello di prima volendo, però se facciamo qualcosa di facile. Ok, e ci metto meno 7, 4, 1, 2, meno 1, 2. Ok. E qua, se non sbaglio, c'è un ciclo negativo che è questo. Mettiamo 0, 1, 2, 3, 4 e facciamo andare SPFA con Tarzan e Star Trek Disassembly. Allora, cosa fare? Cosa facciamo? Diciamo bene, abbiamo 0, 0 visita 1, a questo punto 1 visita, intanto questo qua compreso 2, a questo punto 1 visita 4 compreso meno 1 e 3 compeso meno 7, ok, poi a questo punto 3 visiterà compeso 2 e 4 ma è peggiore quindi non lo aggiorna, invece visita 2, ok, compeso 4 e a questo punto allora lui visita, dovrebbe visitare 1, giusto? Fino a qua mi avete seguito? Ho fatto il coso. Ok, siamo arrivati, quindi stiamo processando questo e questo va a 1 e gli chiediamo 1 è nell'albero dei percorsi minimi? Sì, quindi se facciamo quello che abbiamo detto prima dobbiamo staccarlo e poi devi visitare tutti quanti i suoi nodi. In realtà c'è una cosa particolare, 1 non solo è nell'albero dei percorsi minimi ma 1 è un antenato del nodo da cui ci stiamo arrivando. Noi stiamo arrivando da 2 adesso. Non solo 1 fa parte dell'albero dei percorsi minimi, ma 1 è un antenato. Cosa vuol dire? Che esiste un percorso diminuente, perché i percorsi per essere minimi devono diminuire quello che c'era prima, che da 1 torna 1. Ma cosa vuol dire? Che abbiamo trovato un ciclo negativo. Quindi la seconda parte del Tarjan Disassembly mi dice ok, guarda se è nell'albero, bene, controlla ulteriormente se è un antenato dal nodo da cui ci stai arrivando, perché se è un antenato allora ti puoi fermare perché hai appena trovato un ciclo negativo. E qual è il ciclo negativo? Il branch dell'albero che parte dal nodo in cui stai andando al nodo in cui sei arrivato. Questo. Infatti. Ma la variabile
ricerca se un nodo è già nell'albero o meno. Vedere se un nodo è già o meno nell'albero a livello implementativo com'è. Adesso parliamo dei dettagli implementativi, sì. Sì, sì. In realtà quello è il meno. Quello è. Oh, stavo solo quello dire. È il meno perché ti puoi tenere un vettore di booleani per dire quali note sono nell'albero. Effettivamente. E la cosa un pochino più difficile è come tenere l'albero in modo efficiente in memoria. Sì, quello era di altre conseguenze della domanda. Però controllare se un nodo è nell'albero è facile perché appunto esiste un vettore di booleani. E quindi SPF Facultar John Trick riesce anche a trovare i cicli negativi non alla fine quando ha finito tutto, ma appena li becca. Appena entra in un ciclo negativo e lo completa, si accorge che nell'albero dei percorsi minimi lui sta tornando a un antenato del nodo da cui arriva. E allora vuol dire che questo è un percorso diminuente, che però è ciclico e quindi è un ciclo negativo, e quindi vi potete fermare subito. Ma fermare in che senso? Cioè, si ferma tutto l'algoritmo e qual è il risultato? Cioè, il fatto che se esiste un ciclo negativo nel grafo non puoi calcolare il percorso minimo, perché non ha un senso. Ah, ok. E quindi ti puoi fermare, perché non... Non diminuire il tuo posto, ma sì. Cioè, il fatto è che se il task è calcolare i percorsi minimi, questa è una risposta di no, non puoi. Questo è quello che, come Romero chiamerebbe, questo è un certificato di no, questo è un certificato che dice guarda che esiste solo questo ciclo negativo e te lo posso anche dare, ti posso anche dare qual è il ciclo negativo. Ok, questo è come funziona nella teoria, però la teoria non è la pratica. Come faccio a implementare efficientemente questa roba? Allora, come ho detto, per guardare se un nodo è nell'albero tenete un vettore di booleani e siete a posto. Ma come faccio a tenere l'albero in modo efficiente? Perché il fatto è che qua, se tenete un albero nel modo naif, come funzionerebbe? Che ogni nodo, cos'è? È un, lo potete rappresentare come un vettore di puntatori figli. Questo è il modo banale. Il fatto che il modo banale non è particolarmente efficiente. Allora, per questo particolare caso, ma in realtà anche in altri casi funziona bene, ma in questo particolare caso potete tenere questo albero dando 3 puntatori a ogni nodo. E quando dico puntatori, non devono essere veramente dei puntatori, eh? Cioè il fatto è che molte volte in programmazione competitiva, quando avete roba con i puntatori, potete fare un vettore con la roba e il puntatore diventa l'indice di quel vettore. Cioè non serve veramente fare il mallock ogni volta. Se voi sapete che avete al più 1 milione di nodi, voi prelocate un vettore di 1 milione di esperimenti di questo struct e poi il puntatore diventa l'indice di questo vettore. Cioè per dire, perché il mallock costa, no? Quindi se ne fate una, meglio. Poi tra l'altro se avete appunto ne so, 1 milione di cose, non vi serve neanche usare 64 bit a puntatore, perché i puntatori in macchina 64 bit occupano 64 bit. Se invece il vettore è grosso 1 milione, potete usare un indice a 32 bit. Ok, si può tenere con 3 puntatori che sono left sibling, right sibling e first child. Cosa voglio dire? Io posso tenere questo albero tenendomi per ogni nodo un puntatore al primo figlio, quindi non so, per questo potrebbe essere 4 per dire, e poi un puntatore al mio fratello sinistro, quindi se ci sono, perché il fatto che un albero potrebbe avere un nodo che ha tanti figli, ok? Quindi primo puntatore al first child, che quindi sarebbe a lui. Okay. Secondo puntatore al left sibling, quindi che ne so, per lui sarà lui, e un puntatore al right sibling, quindi al fratello destro, quindi per lui sarà null. E col mini trick aggiuntivo che nel left sibling del primo figlio ci mettete il padre. Quindi per risparmiare, perché sennò in realtà servirebbe un quarto puntatore che è il parent. Però in realtà non serve,
E in realtà potete salvarvi nel left sibling del primo nodo il padre, e potete controllare in tempo costante che sia il padre, perché se il left sibling se il figlio del mio left sibling sono io, allora il mio left sibling è il padre. Ripeti questo? Allora, il trick è salvare nel left sibling del primo nodo il padre per ogni livello. Sì, in modo che potete tornare anche su, ok? Perché ovviamente puoi andare a sinistra, poi a sinistra torni su. Per accorgerti che sei il primo figlio, il controllo è che se il figlio del mio fratello sinistro sono io, allora il mio fratello sinistro è mio padre. Ok, sì, sì. Cioè, se il figlio del mio fratello sinistro sono io, è l'unico caso in cui vuol dire che io lo dovevo essere il primo figlio. E quindi per accedere agli altri figli uso right sibling. Esatto, cioè per accedere ai figli, invece di avere un vettore, quello che fai è che ti muovi sul first child e poi vai a destra finché non incontri null. E quindi con soli tre puntatori potete tenervi tutta la struttura dell'albero. E come ho detto, non devono essere puntatori, cioè nel senso sono, cioè letteralmente come io ho implementato, perché ho visto che avevo fatto un'implementazione di sta roba, questo algoritmo, che mi sono fatto una struct dove avevo le informazioni del nodo e poi tre indici a 32 bit, avevo un vettore con tutti quanti i possibili nodi e poi quello che facevo semplicemente manipolare gli indici dei nodi senza doverli veramente spostare o cose. E questo è come si implementa in pratica il SPFA con il target trick. E questo algoritmo nella pratica, cioè il fatto che il motivo, i due motivi veri per cui si usano, è perché nella pratica appunto è di solito il più veloce sia per i percorsi minimi che per trovare i cicli negativi. In realtà è molto più importante per la questione dei cicli negativi, perché per i percorsi minimi c'è già Dijkstra, che è abbastanza veloce. Invece per i cicli negativi no, per i cicli negativi uno dovrebbe usare Bellman-Ford, ma Bellman-Ford è sensibilmente più lento. Un modo per implementarlo potrebbe essere: torno indietro finché non trovo un padre che come figlio ha il nodo che ho appena incontrato, oppure finché non incontro il nodo che ho appena reincontrato che è mio padre. Beh, quello l'ho detto io praticamente. Però ci sono andato adesso, scusami. Ah, ok. Sì. Cioè, quando il figlio del mio fratello sinistro sono io, a quel punto so che sono il primo figlio, che è quello di mio padre. Ok, e dicevo, cicli negativi, questo si usa più che altro per i cicli negativi. Questo esula un po' dalla programmazione competitiva, però è il mio ambito di ricerca. Qual è un'applicazione super importante, diciamo tra virgolette, super importante dei cicli negativi? Punto di ricerca. Sì. Cioè, che è l'unico motivo per cui c'è tanta ricerca in questo ambito, perché c'è un motivo abbastanza pratico. I cicli negativi servono per trovare gli arbitraggi nei mercati finanziari. Un arbitraggio è uno scambio di beni, cioè uno scambio di azioni, di whatever, che ti garantisce un guadagno. Ah. Non sono imprenditore. No, io faccio ricerca in finanza quantitativa. E quindi, cioè, nel senso che questo so queste cose. Però la vera rivoluzione di questo algoritmo per i cicli negativi è stata in ambito finanziario, perché è un algoritmo molto veloce per trovare i cicli negativi, e i cicli negativi appunto si usano in ambito finanziario per trovare gli arbitraggi, dove un arbitraggio è che ne so, mettiamo che Alice e Bob. Alice e Bob, esatto, tipo che ne so, Alice vende il bene X a 10 e lo compra a 12, Bob lo vende a 6 e lo compra a 4. Palesemente, se io compro da, adesso dirò una cosa sbagliata, se io compro da Bob e lo rivendo a Alice, ci guadagno 4 ogni volta che lo faccio. Però questo, vabbè, questo è banale perché è un cicletto da 2. Però magari ci sono dei cicli molto lunghi nel mercato, che se quindi fai tutti compri vendi, quando torni al punto iniziale ci hai guadagnato.
e fondamentalmente trovare appunto i cicli negativi in un grafo. Ok, bene, e questo era il primo dei quattro. No, non è vero, erano i primi due dei quattro argomenti che voglio fare oggi. Sei giusto, eh? Sei giusto qua, tanti voi. Insomma, faccio il prossimo. Ma sì, dai, faccio il prossimo adesso. Ok, allora abbiamo migliorato Belmont Ford, adesso vogliamo migliorare Dijkstra. Dijkstra abbiamo visto l'algoritmo in M log N, però Dijkstra si può, ho detto che si può fare in N log N. Cos'è che ci mancava? Ci mancava una priority queue che supportasse l'operazione di Chris Key in tempo log N. Quindi adesso vediamo un altro heap, non il binary, vedremo il pairing heap, che supporta tutte le operazioni del binary heap, ma ne supporta altre due. Supporta merge, ovvero dati due pairing heap, farne solo uno, che contiene tutti gli elementi dei due, e l'operazione di Chris Key, che quindi, dato un elemento del pairing heap, possiamo diminuire a piacere il valore, che è l'operazione che ci mancava per implementare Dijkstra in N-log-N, perché noi in Dijkstra dovevamo reinserire gli archi, ok, nel binary heap. Se invece avessimo avuto di Chris Key, potevamo diminuire il valore del nodo nella priority queue. Ok, cos'è un pairing heap? Un binary heap, vi ricordo che era un albero binario completo a sinistra che aveva la proprietà di heap, ovvero che ogni nodo aveva un valore e il valore di ogni nodo era maggiore o uguale del valore dei suoi figli. Ok, un pairing heap invece di essere un albero binario completo a sinistra è sempre uno heap, quindi ha quella proprietà di heap che ogni nodo ha un valore e bla 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 boom, ma è un albero qualunque. Un pairing heap è un albero, che ha quella proprietà, che è la proprietà che ogni nodo, il valore di ogni nodo è maggiore del valore dei suoi figli, maggiore uguale del valore dei suoi figli. Ok, e quindi adesso vogliamo vedere come implementare le operazioni, le varie operazioni sul pairing heap. Per fare tutte quante in tempo log n, e vi ho visto tutte quante in log n ammortizzato, quindi sarà un po' difficile da vedere che sono effettivamente log n. Vediamo come implementarle. Ok, vi faccio notare intanto, prima osservazione, ma questo si deduce di nuovo dalla definizione di heap, che l'elemento minimo sarà sempre la radice. Questo è vero comunque, nel senso un albero, lo stesso ragionamento che abbiamo fatto sul binary heap vale anche qua. Quindi la find min, easy, ok? Qua c'ho gli appunti perché evito di fare cazzatine. Ok, in realtà tutte le altre operazioni, la insert, la come si chiama, la pop, cioè la push, la pop, la decrease key e la merge, si basano tutte quante su un'operazione che è la merge. Quindi dobbiamo per forza guardare prima come funziona la merge. Ok? Quindi abbiamo due pairing heap. Questi sono due pairing heap e vogliamo fare l'operazione di merge, ovvero vogliamo unirli in uno solo. C'è qualcuno che riesce a vedere come fare un merge da questi due pairing heap in tempo costante? Costante. Perché l'operazione è molto banale in realtà,
E io vi ricordo che un Pyrene Gip è un qualunque albero che ha la forza di Gip. Quindi io, se io ho due Pyrene Gip, qual è un modo molto banale per mergiarli? Per quindi creare un unico Pyrene Gip che ha tutti gli elementi, che ha tutti gli elementi tutti quanti. Farlo diventare un albero binario? No. Ci metto un nodo all'inizio che magari va da zero. No. Confronto i livelli, no? Confronto prima il 2 e il 3, quello minore lo tengo su e poi confronto il 9 con 5, 9 e 4 e quindi faccio... No, più. No, no. Molto più semplice. Metto il 2 sopra il 3 e basta. Guardo le due radici e metto come figlio del nodo minore quello maggiore. La merge è una cagata abominevole. Guardo le due radici, dico, ah cazzo, il 2 è più piccolo, il 2 è minore. Allora, adesso lo sto disegnando, ma non è che devo veramente farlo poi. Non ci avevo messo le faccette, perché usavo il punto delle altezze. Allora metto il 3 come figlio del 2. E questo cosa mi dà? Mi dà un albero, palesemente, perché se metto come figlio di un nodo un albero, è ancora un albero. Mi mantiene la proprietà di hip, perché in realtà se metto il minore di due sopra, allora vuol dire che quell'altro deve essere maggiore e allora mi rispetta, ma allora anche tutti quanti i suoi figli rispettano la proprietà di hip. E fine. Quindi il pairing hip ha il merge che è estremamente banale. Ok, e col merge vediamo che riusciamo a fare tutto. Cominciamo con la prima operazione banale. La push, quindi abbiamo un elemento e vogliamo metterlo dentro. Come facciamo? Quindi abbiamo, mettiamo che vogliamo mettere dentro l'elemento 13. Come facciamo? Anche questo possiamo fare in tempo costante ed è una cagata. Ma non vedi che erano tutti i login ammortizzati? Ah no, alcuni sono, alcune sono login ammortizzati, cioè ci sono alcune che sono in tempo costante banalissime, altre non ci sono login ammortizzato. Lo metto sotto la radice, poi se invece è più grande lo metto posto del 2. No, il contrario, però sì. Però si può concettualizzare in modo migliore. Che anche un numero da solo è un Pyrene Gip. Che anche un numero da solo è un Pyrene Gip. Un nodo da solo, un albero. Vabbè, sì. E dopo faccio merge. E dopo faccio merge. Quando ho detto che tutte le operazioni si basano sul merge, tutte le operazioni si basano sul merge. Cioè, hai presentato il merge e le altre sono cagatine sopra il merge. Ok. Quindi, abbiamo visto la push. La push è creare un pairing hip che è un solo un nodo e poi faccio il merge con il pairing hip. Bene. Costante, banale. Adesso abbiamo la prima ammortizzata, Logan. La pop. Ci sarà qualche merge, però dobbiamo capire bene come farlo. Quindi, come facciamo la pop? La pop, quello che dobbiamo fare è adesso rimuovere questo 2. How to do that? Questo lo dico io. Allora, facciamo la seguente cosa. Cancelliamo la radice. Faccio il merge. Cancelliamo la radice, ci siamo ritrovati con una lista di pairing hip. Sappiamo mergerli. L'unica cosa bisogna farlo in un modo da stare attenti, perché il login ammortizzato vale se lo facciamo nel seguente modo. Quello che facciamo è che ogni volta consideriamo i primi due della lista, ok? Quindi mettiamo che abbiamo, adesso do dei nomi a caso, abbiamo il pairing hip 0, 1, 2, 3, 4 e 5, ok? Mettiamo che abbiamo questi 5 pairing hip che erano i figli del pairing hip, della radice prima. Quindi sappiamo fare merge fra due. Ok, come facciamo il merge fra questi? Il merge lo facciamo nel seguente modo. Facciamo ricorsivamente la seguente cosa. Merge tra... E qua controllo di non dire... Di non dire cagate. Ok. Quello che facciamo è il merge dei primi due. Ok. Poi chiamiamo ricorsivamente la funzione su tutti gli altri. Ok, quindi la funzione fa
merge dei primi due. Ovviamente i casi base cosa sono? Se ce ne ho uno è lui, se ce ne ho due faccio il merge e lo restituisco. Il caso generale invece è faccio il merge dei primi due, chiamo ricorsivamente sul resto, quindi a questo punto avrò due per in heap, e poi faccio il merge di questi due. Ok? Perché il fatto che sapendo emergere due, ci sono tanti modi in cui possiamo mergiarli insieme, quello che ci garantisce che questa operazione viene login ammortizzata è questo. Quindi poi cosa succederà? Qua dentro chiama ricorsivamente, quindi farà questo e questo, che poi farà questi due, che poi quindi fa questi due e che poi fa quei due. Quindi vedete che c'è un ordine un po' particolarino in cui vengono mergiati. E la procedura, ripeto, la procedura ricorsiva è: se ne ho uno ce l'ho già, se ne ho due li mergio, se ne ho più di due mergio i primi due, chiamo ricorsivamente su tutti gli altri e poi mergio i due risultanti e fine. E quindi c'ho un pain in heap adesso. Quindi, ma questo si può fare qualsiasi sia l'elemento rimosso? Beh, io tanto sto allora rimuovo la radice, la radice rimuovo sempre. La pop è su una, un progetto, tu rimuovi sempre la radice. Ah, beh, scusa. Io rimuovo sempre la radice. Sì. Quindi mi rimane una lista di pairing heap e a questo punto posso fare la procedura di merge di n pairing heap, che è questa qua. Ok, e questo appunto dovete, perché a priori non è banale vedere che sia login ammortizzato, anzi, cioè perché potenzialmente ci costa lineare, nel senso, nella singola operazione, però lo viene ammortizzato, l'ha dimostrato, quindi non ci fidiamo. Ok, quindi abbiamo visto come si fa a trovare il minimo, che la radice, abbiamo visto come si fa la insert, abbiamo visto come si fa la pop, cioè abbiamo visto come si fa la push, abbiamo visto come si fa la pop, abbiamo visto come si fa il merge, ci manca la operazione, che è il decrease key. Ok? Bene, allora vediamo come fare questo decrease key. Quindi mi ricostruisco il mio alberello. Quindi la decrease key cosa dice? Abbiamo un certo nodo, ok, a cui abbiamo accesso diretto e vogliamo diminuirne il valore. Quindi mettiamo che io questo adesso, perché voglio fare due casi, però per fare due casi mi serve che questo non sia un 2 ma che sia tipo un 1, per dire. Ok. Mettiamo questo 3, lo voglio diminuire e lo voglio far diventare, facciamo prima perché ci saranno due casi, mettiamo prima lo voglio far diventare un 2 e poi lo voglio far diventare un 0. Ok? Quindi cominciamo col caso che lo voglio diventare un 2. Perché cambiano? Allora, intanto ovviamente se è una decrease key vuol dire che devo diminuirla, non posso aumentarla, se no non funziona tutto quello che sto per dire, quindi sto diminuendo il valore del suo. La diminuisco, io la diminuisco, quindi adesso è diventato un 2 questo qua. E mi chiedo, mio padre è ancora maggiore con me? Scusa, è ancora minore con me? In questo caso, sì. Ma allora, se mio padre è ancora minore con me, non devo fare nient'altro. Perché sicuramente la proprietà di heap nel mio sottoalbero è ancora preservata. Perché se ho diminuito il valore del mio valore, allora palesemente gli altri devono ancora, a maggior ragione, essere maggiori uguali a me. Anzi, allora maggiori, strettamente. Se mio padre, se non sono diventato più piccolo di mio padre, beh, allora anche da tutte le altre parti la proprietà di heap è ancora preservata. Quindi, primo caso, semplice, se diminuisco e non vado a un valore più piccolo di quello di mio padre, non devo fare niente. Il caso difficile è quando... quando invece divento più piccolo di mio padre. Ok, quindi adesso mettiamo che è diventato 0. In realtà anche in questo caso è banalotto. Se sono diventato più piccolo di mio padre, cosa so? So che sicuramente il mio sottoalbero è ancora uno heap, perché è lo stesso discorso di prima. Il problema è che ora c'è una brutta relazione con mio padre e non posso fare il trick del binary heap che mi scambiamo verso l'alto, perché qua
questo è un albero generale, potrebbe essere una linea. Allora cosa faccio? Tolgo il padre e lo inserisco? No, stacco il mio sottoalbero dal mio padre. Faccio un caso. E faccio il mezzo con la radice. Easy. Fine. Questo è il caso difficile. Se sono più piccolo di mio padre, io cosa faccio? Mi stacco. Sono diventato indipendente, ciao papà. E ora ho due binary heap, due pairing heap, perché tanto quello è ancora un albero. Io sono un altro albero con radice me stesso e faccio il merge di questi due. E quindi cosa succederà? Succederà che quando faccio il merge, 0 più piccolo, e quindi c'ho ancora tutti i miei figli e mi prendo anche l'albero originale come figlio. Perché non andava bene scappiare? Mai capivo. Perché ma potenzialmente è costante, potenzialmente lineare, sì, sì, sì. Cioè se io questo 6 lo faccio diventare uno 0, se io mi metto a scambiarmi con mio padre ogni volta potenzialmente devo andarne a fare M. Invece se io stacco, cambio e riattacco, no in realtà si riattacca non qua ma qua, questa è garantita costante. Quindi l'unica operazione in realtà che lo viene ammortizzato è la pop. Tutte le altre sono costanti, banalmente, nel senso. E quando io l'ho scoperto, ho detto, cazzo, è una figata. Prendo questo pairing heap. Tra l'altro il pairing heap è stato inventato, non voglio dire una cagata, sì. Da, infatti, Fredman, Sedgwick, Slater e Tarjan. E Tarjan ha questo bellissimo approccio alle cose, che cerca di farle, fare le strutture dati in modo più lazy possibile. Cioè, perché deve essere bilanciato? Perché deve essere binario? Non faccio un albero qualunque, vediamo cosa succede. E tutte le operazioni le faccio in tempo costante, nel modo più balordo possibile. E l'unica che invece è bruttina, che è la pop, cerchiamo di mostrare che lo viene ammortizzato. E... che figata. Ok. Quali sono i problemi di questo rispetto? Perché non si usa questo in pratica rispetto al binary heap? Perché se non ti servono le operazioni di merge e i list key, il binary heap in pratica è più veloce. Perché il binary heap lo posso tenere, abbiamo visto, come un vettore. Questo no. Questo mi servono i buoni cari vecchi puntatori. Possiamo tenercelo esattamente nello stesso modo che ci siamo tenuti l'albero dei percorsi minimi, eh? Ci basta puntatore al fratello sinistro, al fratello destro e al primo figlio. E siamo contenti e possiamo farci tutto. Però comunque, appunto, è più lento in pratica, perché anche se lo teniamo in un vettorazzo, comunque dobbiamo, comunque non siamo cash friendly. Quindi nella pratica è un po' più lento del binary heap. Però in realtà, se ci implementate, perché ho provato, se ci implementate Dijkstra con la decrease key, col pairing heap, e lo tenete in un vettore con gli indici che sono dei numeri, quindi, nella pratica io l'ho trovato più veloce di Dijkstra. Ok, quindi questo era il pairing heap. Se ci sono domande? Ok, allora adesso facciamo pausa di un quarto d'ora e poi facciamo l'ultimo argomento di oggi. Ok, allora riprendiamo e guardiamo l'ultimo barra penultimo algoritmo, se ci metto troppo poco, ma c'ho già in mente cosa fare dopo il caso, che è l'algoritmo per trovare le componenti fortemente connesse in un grafo diretto. Che è l'algoritmo di Cosaraggio. Sì. Algoritmo di Cosaraggio.
Eccolo qua. Ok. Allora, ricordiamoci un attimo il contesto. Abbiamo definito, se vi ricordate, nella prima lezione di grafi, cosa fossero le componenti connesse in un grafo. E vi ricordo che la nozione di componenti connesse valeva solo per i grafi non orientati, ok? Che erano quindi quelle componenti massimali, quegli insiemi massimali di nodi, per cui esiste un percorso da ogni nodo a tutti gli altri. Però questa roba valeva solo per le componenti connesse, erano un concetto solo per i grafi non orientati. Avete invece che per i grafi orientati esiste un concetto simile, che sono le componenti fortemente connesse, ok? Che a loro volta, in realtà la definizione è la stessa, se vogliamo, sono quegli insiemi massimali di nodi tali per cui da ogni nodo esiste un percorso, però questa volta il percorso ovviamente si basa sulla direzione degli archi perché era orientato, esiste un percorso verso tutti gli altri nodi di quell'insieme. Questa è una componente fortemente connessa e il partizionamento in componenti fortemente connesse è il riuscire a partizionare il grafo in componenti fortemente connesse. Scusatemi che devo controllare che ore sono. 16:12. Okay. Allora, disegniamo un grafo. Allora, questo è un grafo diretto e fino a lì ci sono dubbi. Qual è il partizionamento in componenti fortemente connesse di questo grafo? Si riesce a vedere abbastanza a occhio. Diciamo una vagamente più lunga. Il partizionamento in componenti fortemente connessi in questo grafo, come dicevo, si riesce a vedere abbastanza occhio. Ricordatevi, partizionamento, vabbè, partizione vuol dire appunto trovare un insieme di insiemi tale che la loro unione faccia il tutto e la loro intersezione copia copia sia nulla. Una componente fortemente connessa è un insieme massimale. Massimale vuol dire che non c'è nessun nodo che possa aggiungere a quell'insieme tale che la proprietà rimane vera. Insieme massimale di nodi, tale che per ogni nodo possono aggiungere tutti gli altri degli insiemi tramite un percorso. Quindi, quali sono le componenti fortemente connesse? Questa e questa. Ci sono quattro componenti fortemente connesse in questo grafo. Hai detto, Dario, che non ci devono essere intersezioni tra gli insiemi. La definizione di partizione di qualcosa è che una partizione di un insieme è un insieme di insiemi tale che l'unione degli insiemi è tutto e tra ogni coppia di insiemi non c'è nessuna intersezione. Questa è la definizione di partizione. Questa è una partizione perché copre tutto e non ci sono intersezioni e gli insiemi sono massimali e sono componenti fortemente connesse perché in ogni nodo all'interno della componente posso aggiungere tutti gli altri. E il passo dopo di questo, il motivo per cui di solito questo serve, è che la decomposizione in componenti fortemente connesse ci dà un altro grafo, ci dà un grafo implicito sopra questo grafo, che è, diciamo, se questa è la macro componente A, questa è la macro componente B, questa è la macro componente C, questa è la D, questa roba la possiamo vedere adesso come questo grafo, quindi A, hanno fatto B, C, D, dove A è collegato a, no, dove C è collegato ad A, A è collegato a B e D e B è collegato a D. Ok? Ci dà un grafo implicito sopra le componenti fortemente connesse che è fatto dalle macro componenti e dagli archi che intercorrono tra le macro componenti, cioè tra le componenti fortemente connesse.
e il grafo che ci esce fuori è sempre un DAG, perché ci fosse stato un ciclo, tipo ci fosse stato un arco che collegava D ad A, allora vuol dire che A, B e D dovevano essere nella stessa completa effettivamente connessa, perché c'erano dei nodi che riuscivo a mettere dentro l'insieme che mi facevano rispettare la proprietà che tutti quanti sono aggiungibili a tutti. Quindi c'è un DAG. E abbiamo imparato che di solito sui DAG si può fare la programmazione dinamica. Quindi questo è il contesto delle componenti fortemente connesse. È un modo per alcuni problemi, ovviamente dipende poi dal problema, ma a volte può capitare che una programmazione dinamica su grafo orientato si possa fare per la decomposizione di componenti fortemente connesse. Ok, detto ciò, ma noi come cavolo le troviamo queste componenti fortemente connesse? Che non sembra un task banale. In realtà ci possiamo mettere a ragionarci, magari riusciamo ad arrivare anche a un algoritmo quadratico per farlo. Però vi voglio spiegare direttamente l'algoritmo di Cosaraggio, che è uno dei due grossi algoritmi lineari per trovare le componenti fortemente connesse. Ce ne sono altri, ce ne sono di più efficienti, ce ne sono di più facili, no, secondo me questo qua è il più facile di tutti. Tutti lineari, tra l'altro c'è anche uno di Tarjan, se poi volete approfondire, però secondo me è più complicato. Però vi spiego quello che preferisco io tendenzialmente, che è l'algoritmo di Cosaraggio, che secondo me è quello più facile. Ok, allora cosa ci serve? La DFS e il grafo e il suo trasposto. Allora ricordiamoci cos'è il grafo trasposto. Cos'è il grafo trasposto? Cos'è il grafo trasposto di un grafo diretto? Inverto tutti gli archi. Fine. Il grafo trasposto è il grafo con tutti gli archi invertiti. Tra l'altro, e questa è solo un'osservazione che faccio ma che non dimostro, il motivo per cui Cosaraggio funziona è l'osservazione che le componenti fortemente connesse di un grafo diretto sono le stesse del suo grafo trasposto. Cioè se invertono tutti gli archi non cambiano le componenti fortemente connesse. Questa intuitivamente sì. Sembra vero, esatto, appunto non ve lo dimostro perché non so neanche come dimostrarlo, magari se ci penso un attimo ci arrivo. Però l'intuizione di Cosaraggio è questo fatto qua. Ok. Come funziona? Allora, devo pulire un po'. Scio via e via. Ok. Pulito enough. Ok, l'algoritmo di Cosaraggio ha 2-3 step, dove uno step calcola il grafo trasposto, ma nel senso quello lo fate quando lo prendete in input, come avevamo visto nella lezione della memorizzazione dei grafi. Ok, step 1, fare una DFS sul grafo normale, segnandoci i nodi in post order. Vi ricordo che la DFS post order cosa dice? Dice, vista il grafo di DFS, quando esci da un nodo, segnatelo da qualche parte. Ok? In particolare usavamo, perché se vi ricordate, usavamo questa cosa della post order per trovare l'ordinamento topologico in un DAG. Questo non è un DAG. Quindi ora non stiamo trovando l'ordinamento topologico, però è la stessa cosa. Ci vogliamo segnare i nodi in post order in uno stack, esattamente come facciamo per l'ordinamento topologico. Ok? Facciamolo. Da dove partiamo? Da 0? Se non posto, would as any other per partire. Quindi cosa facciamo? Adesso mi tengo la DFS a mente, però seguitemi insomma. 0, 1, 2, 4, 8, l'ho chiuso, non posso fare niente, quindi lo metto nello stack, torno indietro, 5, 7, non posso più fare niente, torno indietro, 6, non posso più fare niente, 5, non posso più fare niente, 4, non posso più fare niente, mi sa che esco, no, non esco in ordine. Sono partito da 0, quindi 2 non posso andare di qua perché questo è solo di qua, quindi 2 1 0
Quindi 0 finito, adesso devo partire da qua, non c'è niente da fare, qua non c'è niente da fare, 3 non posso andare da nessuna parte e quindi ecco qua. Quindi qua ho segnato in uno stack la DFS post-order di questo grafo. Bene, questo è lo step 1. Step 2, calcolare il grafo trasposto. Come ho detto, conviene farlo alla lettura. Noi ovviamente adesso non lo faccio perché non mi metto a disegnare tutti quanti gli archi. Immaginiamoci del contrario. Ovviamente adesso quando poi farò l'altra DFS mi dimenticherò che sono al contrario, farò cazzate, quindi controllatemi. Però immaginiamoci che tutti quanti gli archi siano al contrario. Terzo step, che è l'ultimo, cosa faccio? Io faccio del DFS, però... dimmi prima. Qual è il secondo step? Il secondo step è calcolare il trasposto del grafo. Però, come ho detto, appunto, come lo facciamo all'inizio. Cioè, come lo facciamo quando leggiamo il grafo. Quindi step 2 è calcolare il grafo trasposto. Step 3, ora vogliamo fare del DFS sul grafo trasposto, nell'ordine, non ora in ordine a caso dei nodi, ma nell'ordine facendo pop dallo stack. Quindi dovremmo fare prima una DFS che parte da 3, poi da 0, poi da 1, eccetera eccetera. E ogni volta che facciamo la DFS prendiamo tutti quanti i nodi da cui siamo passati, ok, in quella DFS che è partita da quel nodo da cui siamo partiti, e tutti quelli che siamo riusciti a visitare, è una componente fortemente connessa. Quindi, adesso lo faccio, così almeno vediamo. Quindi il primo da cui devo fare DFS è 3, quindi siamo qua. E quello che voglio fare è che tutti quanti i nodi che riesco a raggiungere nella DFS che parte da 3 nel grafo trasposto, sarà una componente fortemente connessa. Il 3 non ha archi in uscita, perché questo qua è in entrata perché siamo sul trasposto, quindi vuol dire che 3 è una componente fortemente connessa a sé stante, perché è l'unico nodo che siamo riusciti a raggiungere. 0, ok, quindi ci abbiamo 0, riusciamo ad andare a 2, riusciamo ad andare a 1, riusciamo a tornare a 0, questo l'abbiamo già visitato e qua non ci possiamo andare perché il grafo è trasposto. Quindi abbiamo appena visto che 0, 1 e 2 sono una componente fortemente connessa. Perché cosa ho fatto? Sono partito da 0, che è il prossimo che devo considerare. Ho visitato la DFS e tutti quelli che riuscivo a raggiungere nel grafo trasposto e quelli sono una componente fortemente connessa. Poi dovrei fare 1, l'ho già processato, poi dovrei fare 2, l'ho già processato, ora faccio 4. Quindi 4 dove posso andare, di qua non ci posso andare perché l'ho già processato. Qua posso andare così, 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 quindi queste ce le ho, e di qua non ci posso andare perché l'arco è il contrario, questo non è trasposto. Quindi questa è una componente fortemente connessa. Quindi ho fatto il 4, il 5 ho già visitato, non mi interessa, il 6 ho già fatto, non mi interessa, il 7 ho già fatto, non mi interessa, 8. 8 non posso andare da nessuna parte perché questo qua l'ho già... questo qua è ora in direzione giusta, ma il 4 l'ho già visitato, quindi non ci vado. E quindi 8 è un'altra componente fortemente connessa. Fine. Questo è l'algoritmo di Cosa-Raggio. Notare che adesso, cioè poi ci sono un po' di, come posso dire, minuzie tecniche per implementarlo, perché certo, adesso ho fatto Cosa-Raggio, ho trovato, diciamo, le liste di nodi delle componenti fortemente connesse. Come faccio adesso a costruire il grafo implicito? Cioè, mi arrangio nel senso, perché quello che voglio fare è considerare tutti e solo gli archi che sono intercomponenti e poi usarli per creare il grafo. Quindi me la cavo con dei vettori e degli if e dei for, insomma, non è nulla di, cioè non ci vuole un algoritmo nel senso. Ok. Dimmi. Per calcolare il trasposto bisogna avere semplicemente invertire la partenza e la fine degli archi. Tutti gli archi, sì. E avevamo visto nella lezione, la prima lezione su grafi, che in realtà la cosa più banale è che se sai che ti servirà il trasposto di un grafo, quando stai costruendo la lista di adiacenza per un certo grafo, oltre a costruire la lista di adiacenza per il grafo diretto, la costruisci anche per il grafo trasposto, cioè semplicemente consideri ogni arco nel modo giusto per uno e al contrario per l'altro. E così ti costruisci entrambi i grafi contemporaneamente.
però in realtà anche se hai già una lista di adiacenza non è difficile costruire la lista di adiacenza del trasposto. Tra l'altro, fun fact, se avevo già detto forse, se avete invece la matrice di adiacenza, il grafo trasposto non è altro che la matrice con le righe e le colonne scambiate. La matrice trasposta. La matrice trasposta, esatto. Esattamente. E niente, questo è il Ferrario. Dimmi. Perché il fatto di leggere nell'ordine dato dalla prima DFS mi trova i cammini minimi? Le componenti. A questa domanda lascio più che volentieri rispondere il corso di algoritmi. Perché non. Cioè, la risposta è che in questo momento non lo so, se ci ragioniamo un attimo, probabilmente ci arriviamo. Cioè, ok, che le componenti fortemente connesse di un grafo e del suo trasposto sono le stesse. Sì, cioè quella è un'osservazione, poi ne servono altre, però fondamentalmente si basa sul fatto che tu stai facendo de facto l'ordinamento topologico delle componenti che ti verranno fuori, okay? Cioè che ti verranno fuori dopo, dico, e quindi se poi tu visiti nella DFS al contrario, cioè nella DFS sul trasposto nell'ordine topologico, quello che succede è che se no che stai facendo l'ordine topologico non ti capita mai di sforare in nodi che sono tuoi antenati nel grafo che ti esce dopo, e quindi praticamente stai visitando il DAG che ti esce alla fine dai punti verso la sorgente. Questo è l'intuizione, diciamo, quantomeno. Ok, complessità di questo algoritmo? 2n, cioè nel senso che fa ogni volta, cioè fa due volte la DFS. Cioè, quanto costa la DFS? N più m. E quindi ho grandi n più m, che perché alla fine appunto questo algoritmo fa due DFS, nulla di, cioè più il trasposto del grafo che però è collocato in lineare. Ok, questo era Cosa Raju. Quindi adesso, se ho domande fatemele, altrimenti finisco questa lezione con un algoritmo che avevo lasciato come compito a casa, diciamo, però lo guardiamo adesso visto che c'è un po' di tempo, che era l'algoritmo per trovare i cicli euleriani. Faccio una domandina prima. Vai. Sì, per costruire il grafo dei grafi, diciamo, sì. Il grafo delle componenti. Il grafo delle componenti fortemente connesse. Guardo gli archi e guardo quelli che sono tra una componente e l'altra. Sì. Cioè il fatto che tu puoi a questo punto reindicizzare i nuovi nodi, cioè sai che le componenti fortemente connesse a questo punto sono tipo 4. Sì. Quindi sai che tipo, ne so, questo 0, questo 1, questo 2, questo 3, per dire. Dopodiché ti scorri tutti gli archi, guardi quali non fan parte, quali sono non nella stessa componente fortemente connessa, quelli che anche hanno sorgente di situazione in due, esatto. A quel punto hai la rimappatura dei nodi vecchi nelle componenti fortemente connesse nuove, e a quel punto sai che l'arco allora è tra tot e tot. Ok. Cioè se questa è la mappata 0, questa è la mappata 1, e se vedi che quest'arco è tra due componenti fortemente connesse diverse, guardi il 2 dov'è, guardi il 3 dov'è. E la mappatura di quella componente con 0 1 scelgo io, cioè sì, scegli tu, certo sì è totalmente arbitrario. Ok, allora concludiamo con l'algoritmo di Eulero per i cicli euleriani. No, oddio, non so se si chiama l'algoritmo di Eulero, però l'algoritmo per i cicli euleriani. Perché quando ci siamo, intanto risolverò il problema, ma all'inizio, quando ho fatto le strutture dati, e come abbiamo visto in realtà in queste lezioni, abbiamo imposato le code, abbiamo imposato gli stack, abbiamo imposato le deck, abbiamo imposato le parole TQ, i vettori li abbiamo usati parecchio, quello che non abbiamo mai usato ancora veramente sono le liste. Le liste non le abbiamo veramente usate. E vi ho detto che in realtà sono abbastanza rare, ma che c'è un algoritmo in particolare che le usa, e per quel motivo ve le ho spiegate. E questo algoritmo happens to be l'algoritmo per i cicli euleriani, per trovare il ciclo euleriano. Allora, ricordiamoci un attimo qual era il problema. Il problema l'avevo introdotto come il problema della casetta.
Quindi voglio fare la casetta. Adesso sbaglierò. Ok, tipo così, 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 così. Eccola, ho fatto la casetta. Quindi il problema probabilmente è, ho un grafo e voglio trovare un percorso all'interno di questo grafo che passi esattamente uno una sola volta da tutti quanti gli archi. Questo trova un percorso euleriano. Se invece voglio un ciclo euleriano, allora voglio trovare un percorso badabam, che parte e ritorni nello stesso nodo. Avevamo detto che la condizione necessaria e sufficiente per cui esiste un ciclo euleriano è che tutti quanti i nodi abbiano un grado pari, se è un grafo non orientato. Se è un grafo orientato, banalmente invece, perché la condizione è sempre la stessa, quando entro devo uscire, quindi in un grafo orientato questa roba si traduce in tutti quanti i nodi devono avere lo stesso grado in entrata e lo stesso grado in uscita. Per ogni nodo il grado in entrata e il grado in uscita devono essere uguali. Cioè quanti archi entrano, tanti ne devono uscire, perché sennò quando poi ci passo rimango incastrato. Ok, la domanda è, ho un grafo, abbiamo detto che questa qua è una condizione necessaria e sufficiente, quindi se io controllo questa condizione so già se posso o non posso trovare un ciclo euleriano. Mettiamo che ho controllato, c'è la condizione, come faccio a trovare un ciclo euleriano? Euleriano. Quindi facciamolo su un grafo diretto. Ok, ho fatto un grafo. Questo grafo rispetta le condizioni per il ciclo euleriano? Sì. Se non ho sbagliato qualcosa, sì. Cioè, dovrei averlo fatto in modo che rispetti. Perché il numero di archi che entrano in ogni nodo è uguale al numero di archi che escono da ogni nodo. E quindi sappiamo che esiste un ciclo euleriano. Ok. Come faccio a trovarlo? In realtà c'è un algoritmo molto facile che però per andare nella complessità che va, ovvero lineare, si basa su una proprietà delle liste. Quindi vorremmo proprio usare delle liste. Ok? Allora, come al solito diamo dei nomi. 3, 4, 5, 6. Ok. L'algoritmo in realtà non è nulla di più complicato di una DFS. Tanta roba carina su grafi, molte volte è solo una DFS o una BFS con qualche aggiunta. È vero per il 90% dei problemi su grafi, è sempre una qualche visita con qualche roba in più. E come funziona? Noi quello che vogliamo fare è semplicemente visitare questo grafo con una DFS, tanto sappiamo che c'è un'altra condizione per cui deve esistere un ciclo euleriano in un grafo diretto, che mi sono dimenticato, il grafo deve essere un'unica componente fortemente connessa, perché se non lo fosse non posso trovare un ciclo. Quindi per i grafi ovviamente anche per i grafi non diretti deve essere un'unica componente connessa, perché se no non posso trovare un ciclo, palesemente posso trovare un ciclo per ogni componente connessa nei grafi non orientati, un ciclo in ogni componente fortemente connessa per i grafi orientati, però ovviamente se non è connesso il grafo non posso trovare un ciclo che copra tutti gli archi. Ok, detto ciò, quello che voglio fare è fare una DFS normalissima e devo farne solo una perché questa è una componente fortemente connessa, e ci teniamo una lista degli archi da cui passiamo. Ok? E la DFS però la facciamo non in modo che copriamo ogni nodo, perché normalmente noi ci teniamo un vettore di visitati dei nodi, questa volta ci teniamo un vettore di visitati degli archi. Ok? Quindi vorremmo passare tutte le volte da ogni arco e vediamo intanto cosa succede e poi vediamo come aggiustarlo. Quindi partiamo da 0.
Ok, come segno, perché ovviamente voglio segnare una lista di archi, quindi facciamo che gli archi li faccio come coppie di nodi. Quindi parto e ho 0-1, fatto così, poi ci avrò 1-2. Quindi DFS è in pre-order in questo caso? Eh? Pre-order. Un DFS è in pre-order, sì. Sì. Quindi 0-1, 1-2, poi vado a 3, quindi ci avrò 2-3. Ok, poi mettiamo che vado a 2-4. Ok, che non ho detto cagate perché è 3-4. Ok, poi mettiamo che vado a 4-5. Poi faccio 5-2 e poi faccio 5-0. E sono tornato al punto di partenza, non posso più andare da nessuna parte, giusto? 2-0. Ho fatto? Sì. Ah, perdono, sì. 2-0. Quindi cosa ho fatto? Ho fatto così, giusto? Ok. E sono tornato all'inizio. E perché non ho fatto 3-6-3? Perché, cioè, ho fatto una DFS, poteva essere in qualunque ordine, ho fatto questa. E sono tornato all'inizio. Ovviamente ad una certa torno all'inizio, per forza. Però notate subito, hai notato subito il problema? Che non occupa tutti gli archi, giusto? In realtà questa è una DFS, quindi quando poi arriva a 0-2, cosa succederà? Tornerà indietro, arriva qua, quindi eravamo, abbiamo messo il 2-3, quindi siamo qua, giusto? E adesso deve visitare l'altra roba. Cosa facciamo allora in questo caso? Noi abbiamo una lista di archi, ora stiamo tornando indietro nella DFS ricorsiva, siamo arrivati a un punto dove abbiamo un'altra apertura, e allora facciamo la seguente cosa, facciamo un'operazione di splice, ovvero noi abbiamo visto che una proprietà delle liste è che possiamo spaccare in due una lista in tempo costante. Quindi io torno indietro, ho messo il 2-3, quindi sono qua, mi trovo qua e sono a questo punto della lista, quindi l'ho calcolata, ma adesso sono tornato indietro, sono qua. Io quello che faccio è che spacco questa lista qua, perché devo visitare altro. E quello che farò è che adesso io continuo ad attaccare la mia lista dal punto dove l'ho spaccata, e poi quando sono tornato indietro al 3, riattaccherò alla fine della lista quello che avevo calcolato prima. Perché abbiamo visto che le liste, posso fare lo splice, che vuol dire spaccare, e il merge, vuol dire attaccare due, in tempo costante per entrambe le operazioni. Ma, cioè, la rompo lì? La rompo lì? Dentro 3-6? Adesso 3-6. Cosa succederà? Che andrà dentro 3-6, quindi diciamo che, adesso faccio una freccettina per dire continua qui. Si vede dentro 3-6, si vede dentro 6-3 e dopo ci attacco 3-4 alla fine. Oh, quindi faccio 3-6, faccio 6-3, ok. Sono tornato qua, a questo punto non ho null'altro da visitare, se no potevo continuare ad attaccare. Quando non ho più nient'altro da visitare, allora ci riattacco quello che avevo spaccato dopo. Ok. E poi tornerà indietro la DFS, se deve fare questa roba altre volte la fa. E quando è tornata alla sorgente, quando tanto dove siamo partiti, abbiamo quindi la lista del percorso veriano, cioè del ciclo veriano. Lo splice avviene quando tu fai una DFS, sei arrivato a un punto morto, quindi torni indietro e torni indietro in un nodo, ovviamente a ogni nodo diciamo che sei salvato dove eri arrivato nella lista, ok, nella DFS ti sei salvato il puntatore dove eri arrivato nella lista, in quel momento, torni indietro in un nodo che ha ancora dei percorsi visitabili, a quel punto fai lo splice della lista in quel punto. Ma se al posto, cioè noi abbiamo fatto 3-4 per primo, abbiamo preso prima il giro che va verso il 4. Sì. Se avesse preso prima il giro che va sul 6, sarebbe successa la... Avrei messo 3-6, 6-3, però dopo avrei messo il 2-0 prima di 3-6, quindi l'ordine non era più, non tornava più al... Cioè quel 3-6, 6-3 era in fondo, non a metà. Questo dico. C'hai ragione, e il motivo per cui non funziona è perché mi sono dimenticato che devi fare lo splice solamente se torni al nodo sorgente, cioè se sei in un percorso che è tornato al nodo sorgente. Ok,
mia colpa. Giustamente Filippo fa notare che se avesse seguito prima 3-6 e poi sarebbe andato di qua, non tornava la cosa. Perché effettivamente lo Splice che lo sta dicendo? Lo Splice sta dicendo: guarda che io qua devo fare un detour, perché idealmente vorrei che la mia lista sia ciclica, e quindi poi quando arrivo in fondo posso riniziare dall'inizio. Il fatto che sia ciclica vuol dire che quindi l'ultima cosa che ci deve essere nella lista è il nodo da cui sono partito. Quindi, pardon, effettivamente lo Splice devo farlo solamente se ho... sono due condizioni, non una. Se ho un'altra cosa che posso visitare e se il branch che avevo preso mi ha portato al nodo di partenza. Perché comunque sì, effettivamente il branch che mi porta al nodo di partenza è quello che deve essere in fondo alla lista. Quindi devo fare lo splice solamente se il nodo di partenza, cioè se quel branch mi ha riportato al nodo di partenza. Ok, quindi ottima osservazione, in realtà questo punto dovrebbe essere sistemato. Questi come al solito sono quei bug che perché tipo sono quelle condizioncine in più, che poi in realtà qua è una condizioncina, mancina, che poi implementi le cose, ti accorgi che non funzionano e ti chiedi perché non funzionano, perché ti sei dimenticato quel dettaglino. Però effettivamente qua è fixable, perché appunto l'unica osservazione che serve per fixarlo è che il pezzo della lista che deve andare in fondo è quello che torna alla sorgente, quindi l'unico dove ho bisogno di fare lo splice per metterci qualcosa in mezzo sono solamente quei branch che devono essere messi in mezzo prima di tornare alla sorgente. Ok, e qui vediamo quindi l'unico potere vero della lista di tutti gli algoritmi che conosco, quindi c'è il... c'è questo, c'è un'altra struttura dati che usa le liste, ma that's it, dimmi. Quindi si può fare lo splice solo dopo quando si è visitato tutti gli altri nodi? Cioè faccio lo splice se il branch che ho attualmente che sta andando verso avanti, ok, è quello che è arrivato alla sorgente da cui sono partito. Quindi se io avessi fatto prima questo, ok, quando... A parte che, tra l'altro, cioè questa osservazione c'è, ma se io facevo... 3-6-3 poi andavo avanti, mica dovevo fermarmi, non facevo backtracking. Vabbè, giusto, perché non arrivavi alla fine. No, arrivavo alla fine, non facevo backtracking, andavo avanti e fine. Però comunque l'osservazione del fatto che devo fare splice solamente se il branch che ho preso prima è arrivato in fondo, quella è un'osservazione che rimane assolutamente vera. Però sì, in questo caso non sarebbe saputo. Però bene che ce ne siamo accorti. E dicevo, e questa è una delle poche istanze dove la lista effettivamente serve, perché qual è il potere della lista è il fatto che potete fare lo splice e il rejoin in tempo costante. Dimmi. Ma io tipo qua vedrai che ci sono degli archi collegati a 3 che non ho considerato, e anche a collegato a 3 che non ho considerato. Tipo? Cioè il 3-6 e 6-3 che non avevo fatto. Mm-hmm. C'ho tipo lì un vettore binario che mi dice quali è, se ho considerato l'acqua o no. Sì, perché come ho detto una DFS non sui nodi, ma sugli archi. Cioè, mentre la DFS che facevamo all'inizio aveva il vettore di visitati dei nodi, questa è una DFS con vettore di visitati degli archi. Quindi dopo la posizione del 3 la so, e quindi posso... perché il 3 che ho salvato nella lista qua, ecco qui il nodo 3. No, quindi scusa. Cioè, il 3 che ho salvato lì, io ho scritto 2-3. Però quello che ho salvato effettivamente oggi, nodo 2, nodo 3, nodo 4. Ma tu puoi, poi per carità, sta roba probabilmente si riesce a implementare in modo sensato anche senza dovermi salvare le coppie. Io adesso l'ho fatto con le coppie, per carità. Puoi farlo con le coppie, funziona. Puoi farlo anche probabilmente solo con i nodi di destinazione, non lo so, forse no. Ci sarebbe un attimo da guardarla. Io mi ricordo che ho un'implementazione da qualche parte che fa la... perché cioè, ho risolto un problema, cioè ad un certo punto ho avuto un problema di ricerca che mi serviva a trovare i cicli euleriani,
e mi ricordo di aver implementato questa roba usando solo i nodi e non gli archi, però mi ricordo che ci ho perso un po' di tempo perché non è banalissimo da fare. In generale, quindi, se lo fate, soprattutto se vi capitasse di farlo in gara, anche se non capita così spesso questo algoritmo come utilità, però dovesse capitarvi, conviene farlo con gli archi per non riuscire a pensare, con gli archi sicuramente funziona, però probabilmente si riesce a fare anche con i nodi. Ok, quindi questo era l'algoritmo dei cicli euleriani. Cosa succede invece se vogliamo trovare non un ciclo euleriano, ma un percorso euleriano? Come facciamo ad adattare questo algoritmo se, ad esempio, che ne so, abbiamo questo qua? Tipo, cos'è questo? Il 7 e il 9, no, l'8. Ok, se non erro, e potrei errare, è impossibile. Vediamo un po'. No, è impossibile. Ok, no, questo non è possibile. Questo non è possibile. Però questo qua. Il percorso euleriano sarebbe l'unico percorso che puoi fare senza, cioè, senza staccare. È un percorso che passa da tutti gli archi una sola volta. Senza staccare. Però non deve per forza partire e rientrare nello stesso. Ah, ok, non deve per forza rientrare. Non deve per forza, cioè non deve per forza partire e riarrivare nello stesso nodo. Sì, sarebbe impossibile. Ok, quindi abbiamo questo qua. Qua esiste un percorso euleriano. Ok. Beh, come prima cosa bisogna guardare se ci sono nodi da cui, a cui non ci si può arrivare se non ponendolo come nodo di partenza. Ok, quali sono questi nodi? Sette. No, ma quali sono le caratteristiche di questi nodi? In cui si esce e basta. E non si no. Perché tipo se facessi così esiste ancora un percorso euleriano? Eh beh, ma non si esce. Cioè, sì. Nodi che hanno archi sono usciti. No, perché questo ha un arco in uscita adesso. No, che hanno solo archi in uscita. No, perché questo qua c'è anche un arco in entrata. Che ha più archi in uscita che archi in entrata. Che ha? Più archi in uscita. Che ha, quantifica? Lui in più. Che ha un arco in uscita in più rispetto agli archi in entrata. Ah, viceversa, quello dove si deve finire. E viceversa, quello che deve finire deve avere un arco in meno in uscita rispetto a quello in entrata. Ok? Quindi, intanto, il percorso euleriano, le condizioni necessarie per cui può esistere, deve succedere che, a parte levando possibilmente due archi, uno in entrata e uno in uscita, ok? Levando possibilmente due archi, comunque deve essere un grafo euleriano, comunque ci deve essere la proprietà che tutti quanti gli archi, cioè tutti quanti i nodi abbiano lo stesso numero di archi in entrata e in uscita. A questo punto, come faccio a vedere se c'è questo percorso euleriano? Faccio la stessa cosa, solo che ovviamente finirò con un nodo diverso. Provo a vedere se mettendo un nodo fittizio tra l'inizio e la fine, ritorno. Forse funziona lo stesso, sì. Sì, non serve mettere un nodo fittizio. Non serve mettere un nodo fittizio, non serve mettere un arco fittizio. Sì. Cioè, perché io l'avevo pensato in un altro modo, però effettivamente anche quello che dici te ha senso. Cioè, se io metto quest'arco qua. Così si completano tutti. Se io metto l'arco tra. Perché allora io ho individuato la sorgente e il pozzo, diciamo, ok? Che devono essere per forza quello che ha un arco in più in uscita la sorgente, quello che ha un arco in più in entrata il pozzo. Io metto un arco tra la sorgente e il pozzo, se riesco a trovare un ciclo euleriano qua dentro, ottimo, perché tanto un ciclo, quindi vuol dire in particolare che se poi spacco l'arco ho un percorso, perché era un ciclo. Sì. Finito così. Finito così. Sì, no, c'è un'altra, ma in realtà questa è più pulita e la preferisco anche.
Quindi sì, in realtà per trovare il percorso leriano basta che metto un arco fittizio tra il pozzo e la sorgente che ho individuato per il percorso leriano, trovo il ciclo leriano e poi cancello quell'arco e ho il percorso. Fine. Pulito. Mi sta benissimo. Ok, no, no, ma ci sta, cioè nel senso sempre... io valuto tantissimo il feedback durante la lezione perché molte volte, cioè io le cose che vi spiego sono come le faccio di solito, che non è per forza il modo migliore, anzi, e l'imparare a raffinare le cose man mano è un po' un'arte e arriva anche da come fanno le cose gli altri, cioè a volte ti rendi conto che tu stai facendo delle cose che sono corrette comunque, ma magari ti stai complicando la vita. E ok, ho parlato della complessità? No? Che complessità ha questo algoritmo? N più N, perché faccio una DFS, gli splice mi costano in tempo lineare, il rejoinment mi costano in tempo lineare, lineare costante, e quindi fondamentalmente pago la vista. Vi lascio con un fun fact, ho ancora 9 minuti, così vi lascio col fun fact e poi siamo a posto. Questo è il problema del ciclo euleriano. Abbiamo visto come calcolarlo in tempo lineare. Parliamo invece del suo cugino malvagio, il ciclo hamiltoniano. Tipo? Il problema del ciclo hamiltoniano è determinare se esiste un percorso che passa una sola volta da tutti i nodi. Quindi il ciclo euleriano è un percorso che passa euleriano è un percorso che passa da tutti gli archi esattamente una volta e poi torna nel nodo di partenza. Un ciclo hamiltoniano è quindi un percorso che parte e arriva allo stesso nodo e passa da tutti i nodi esattamente una sola volta. Cioè la stessa cosa però sui nodi. Ok. Il ciclo euleriano deve passare da tutti i nodi anche? Se no. Un nodo singolo? Cioè nel senso ovviamente sai, essendo che deve passare da tutti quanti gli archi, passare da tutti quanti, e essendo che deve essere una componente fortemente connessa, deve passare forse anche da tutti i nodi. E invece dall'altra parte no, il ciclo hamiltoniano anzi non può probabilmente passare tutti quanti gli archi a meno che non ci sia un ciclo. Quindi il ciclo hamiltoniano è la stessa cosa, l'ho detta male probabilmente, però comunque è la stessa identica cosa ma sui nodi. Ok, voglio trovare un ciclo che passa, però deve ritornare al nodo di partenza. Ebbene, è un ciclo, quindi okay. Cioè ciclo vuol dire che, sì. Che torna al nodo di partenza, quindi voglio trovare un ciclo che passa tutti quanti i nodi una sola volta. Il ciclo euleriano lo sapete, so bene lineare. Il ciclo hamiltoniano è quello che viene chiamato un problema NP completo. Non male. Ovvero non conosciamo un algoritmo che risolve il problema del ciclo hamiltoniano in tempo polinomiale. In particolare esiste un algoritmo che risolve il ciclo hamiltoniano in tempo polinomiale se solo se P uguale NP, il famoso problema del million price che si risolve da un milione di dollari. Mai sentito? Vabbè. Esiste questo problema, l'ho già menzionato, che si chiama P uguale NP, che se qualcuno riesce a risolverlo vince un milione di dollari, ma probabilmente anche molto di più. Che è anche il tuo stato su Telegram. Che è anche il tuo stato su Telegram, sì. E su questi social. E il ciclo hamiltoniano, che non sembra tanto più difficile, dici cazzo vabbè dai l'abbiamo fatto sugli archi, lo facciamo sui nodi, in realtà è molto più difficile ed è un problema NP completo ed è un casino. E attualmente esistono esiste, adesso non voglio dire il nome sbagliato, mi pare che sia l'algoritmo di Heldkamp, che è una programmazione dinamica che riesce a risolvere questo problema in m per 2 alla n, quindi è esponenziale, sì sì, però è già un ottimo algoritmo, nel senso perché è comunque polinomiale. No, non è polinomiale, cioè nel senso, scusa, comunque ha già qualcosa. No, perché l'algoritmo banale per risolvere questo è peggio, è m per n fattoriale.
perché l'algoritmo banale è che provi tutte le permutazioni dei nodi e provi a vedere se esiste il percorso. E la soluzione, cioè hai detto che c'è la soluzione invece polinomiale se P è uguale a LP. Esiste una soluzione polinomiale se solo se P è uguale a LP. Ah, ok, ma non è mai stata. No. Non sappiamo cosa. Cioè, se giustamente, se venissi trovata, vuol dire che. Non ci sarebbe più la domanda. No, perché in realtà è solo su questo. Mm? Cioè, sarebbe una soluzione. Troveresti una soluzione solo su questo. No, perché questo problema, questo problema è NP completo, che adesso non voglio fare una lezione di informatica teorica, ma NP completo vuol dire completo, quando c'è classe completo, vuol dire che qualunque altro problema di quella classe lo sai risolvere se sai risolvere un qualunque dei problemi completi di quella classe. Perché in qualche modo tutti quei problemi dopo sì, certo sono riconducibili. Quindi se tu sai risolvere questo problema qua in tempo polinomiale, allora sai risolvere anche tutti gli altri problemi NP in tempo polinomiale, compreso SAT, compreso... Ma questo non è quello del... Questa è una versione semplificata del Traveling Salesman Problem. Sì. Il Traveling Salesman Problem è esattamente questo problema con i pesi sugli archi. Esatto, di trovare il peso minore. E quindi pensa anche senza i pesi comunque NP completo. Buon. Tra qualche anno detto ciò, problema che Dario Stugni ha provato che non faccio più queste cose purtroppo. Detto ciò, lezione finita.